Benvenuti alla presentazione finale del progetto NS2 Nuove sfide per nuovi servizi, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto è stato portato avanti per 18 mesi da Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare e due associazioni federate, AISME per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e Mitocon per lo studio delle malattie mitocondriali. Le malattie mitocondriali sono le meno rare tra le malattie rare genetiche. Sono le più difficili da diagnosticare perché si presentano in forme estremamente disomogenee, possono essere causate da centinaia di geni diversi e purtroppo non hanno al momento nessuna cura realmente efficace. Nei primi 10 anni di vita dell'associazione, Mitocon ha indirizzato tutti gli sforzi e le risorse disponibili a favore della comunità dei pazienti mitocondriali, per finanziare molti progetti di ricerca in Italia, a cominciare dal progetto del Registro Italiano di Patologia, e costruire dei network di relazioni sia in Italia che all'estero. Quando, a fine 2017, Uniamo ha segnalato l'opportunità di poter partecipare al consorzio per il progetto NS2, Mitocon ha aderito con entusiasmo, intravedendo la possibilità sia di mettere a punto nuovi strumenti di supporto a favore della comunità dei malati mitocondriali, sia di poter creare delle sinergie con altre associazioni di pazienti in malattie rare. Adesso che siamo arrivati alla fine di questo percorso, possiamo affermare che il bilancio è positivo per diversi motivi: aver fatto partecipare attivamente agli eventi molti pazienti, offrendo loro un supporto significativo per affrontare tanti problemi che incontrano quotidianamente, aver migliorato l'attitudine della nostra organizzazione a lavorare congiuntamente con altre associazioni, aver condiviso i problemi e messo a fattor comune delle soluzioni, nella consapevolezza che solo facendo fronte comune si possono ottenere risultati tangibili, in particolare nel complesso mondo delle malattie rare. La diagnosi precoce in epoca neonatale è diventata un'importante sfida alla lotta alle malattie rare e lo strumento principale di questa lotta è lo screening neonatale esteso. Questo test permette di identificare precocemente fino a circa 40 malattie metaboliche, malattie genetiche che degenerano molto velocemente. E solo se individuate e trattate in tempo a pochi giorni dalla nascita è possibile evitare al neonato gravi danni se non la morte. In Italia i neonati sono fortunati poiché questo test è attivo da qualche anno ed è obbligatorio e gratuito in tutti i punti nascita. Questo grazie all'entrata in vigore della legge 167 del 2016 che ha allargato il pannello di screening da 3 patologie fino ad arrivare a oltre 40 malattie e l'ho reso obbligatorio in tutti i punti nascita. Non è un semplice test, è un vero e proprio percorso di screening che parte dal preconcepimento e giunge fino alla presa in carico del bambino affetto o al test negativo. È un percorso che sta diventando un modello anche per altri paesi europei, dove il numero delle patologie screenate è molto più basso e il numero dei bambini screenati raggiunge poche migliaia. E alcuni paesi europei stanno muovendo appunto i primi passi verso questo test, un po' copiando il modello italiano. E in questo cammino AISME è al loro fianco con l'obiettivo di appianare la disparità di trattamento tra Stato e Stato e per dare la possibilità ad ogni neonato che nasce di vedere riconosciuto il proprio diritto alla salute con l'individuazione precoce dell'eventuale malattia. È importante fornire una corretta informazione sullo screening neonatale esteso alle famiglie e alle mamme perché siano consapevoli di come si sviluppa il percorso di screening, quali siano i vantaggi per il bambino precocemente identificato, ma anche delle varie situazioni che si possono presentare con l'esecuzione del test. In questo senso, il progetto NS2, con capofila Uniamo, con Mitocon e AISME come partner di progetto,
ha rappresentato una grande opportunità per AISME e per i bimbi italiani, permettendoci di proseguire con la nostra opera di sensibilizzazione e di informazione, coinvolgendo, oltre alle famiglie, anche medici, pediatri, ostetriche e ginecologi, specializzandi ed operatori sanitari. All'interno del progetto, un ruolo fondamentale l'hanno giocato i 5 Open Day dedicati allo screening neonatale esteso, organizzati in altrettanti ospedali o università da nord a sud della penisola, di cui vi parlerò più tardi. È stata un'azione di cittadinanza attiva che mirava a stimolare l'interesse e la conoscenza di questo test nel solco dell'attività di AISME, che con diverse azioni e strumenti come il centro di aiuto ascolto con un numero verde per richiedere e ottenere informazioni sul test, lavora da anni per promuovere ed informare sullo screening. Un grazie particolare alla Federazione Uniamo per averci coinvolto in questo bellissimo progetto a favore dei pazienti affetti da malattie rare. Grazie. Mitoconollos ha partecipato a tutte le fasi e a tutte le attività del progetto NS2 e in particolare al lavoro di mappatura e verifica delle helpline associative, alla formazione dei volontari per svolgere attività di funzione di helpline associativa a livello locale e alla formazione per persone con malattia rara, familiari, caregiver e volontari delle associazioni su le novità normative e sugli argomenti di comune interesse. Per quanto riguarda il lavoro di mappatura e verifica delle helpline associative, volevo spendere intanto 2 parole sull'helpline di Mitoconollos, che è un'helpline gestita in gran parte dai volontari e in parte dallo staff dell'associazione. È un'helpline attiva 7 giorni su 7, H24, che si articola in diversi canali. C'è un helpline, un numero telefonico dedicato, poi l'associazione risponde anche presso la propria sede ai numeri telefonici fissi. Ci sono degli indirizzi di posta elettronica ai quali le persone possono scrivere. C'è il sito di Mitocon, www.mitocon.it, dove le persone possono scrivere compilando il form di contatto. Ci sono i canali social dell'associazione, in particolare Facebook con la pagina dedicata e i gruppi chiusi, che sono 3, sono uno dedicato ai pazienti adulti, uno dedicato ai genitori di pazienti minori e uno dedicato ai pazienti adulti con malattie mitocondriali che interessano la vista. Durante il periodo dei 18 mesi di durata del progetto, da settembre 2018 a marzo 2020, Mitocon ha avuto circa 120 nuovi contatti, ossia persone che ci hanno contattati per avere informazioni o un supporto di tipo psicologico emotivo. Nell'ambito di questo lavoro di mappatura e verifica delle helpline associative, Mitocon ha portato avanti anche un'indagine volta a valutare la qualità della propria helpline associativa in vista di un potenziamento di questo servizio. E il questionario, l'indagine si è svolta attraverso un questionario che è stato somministrato attraverso la newsletter e i gruppi chiusi su Facebook. La compilazione era in forma anonima e ci sono stati 2 questionari, uno rivolto alle persone, ai volontari che all'interno dell'associazione si occupano dell'helpline e uno invece rivolta ai beneficiari dell'helpline. Il questionario è stato somministrato da luglio 2019 a marzo 2020. Attraverso questo questionario abbiamo potuto verificare innanzitutto quali sono i principali motivi per cui le persone ci contattano, che sono avere informazioni sugli aspetti clinici delle malattie mitocondriali, avere informazioni sui farmaci, sugli ausili, sulle terapie sperimentali, avere informazioni sui centri e sui medici di riferimento, sulle attività dell'associazione, informazioni in particolare sull'alimentazione. E poi le persone ci hanno contattati per avere un confronto, un supporto emotivo
e anche per avere informazioni di tipo legale. La maggior parte delle persone che si è rivolta a Mito con, ha avuto le risposte che cercava, parliamo del 72,7% delle persone che hanno risposto al questionario, e l'85% delle persone che ha risposto al questionario è stato soddisfatto o molto soddisfatto delle risposte che ha ricevuto. Attraverso questo questionario abbiamo anche chiesto dei suggerimenti su come migliorare il servizio di helpline associativa e questi sono i bisogni che abbiamo riscontrato, i bisogni delle persone di avere maggiori informazioni sulle malattie mitocondriali, sui centri di riferimento e sulla gestione quotidiana della malattia. Poi promuovere un servizio di supporto psicologico mirato e un servizio di supporto legale. Favorire la conoscenza e il dialogo con altri pazienti e promuovere la creazione di gruppi territoriali e promuovere la conoscenza delle malattie mitocondriali anche tra i medici non specialisti. Mitocon si è già attivata per rispondere a questi bisogni, potenziando il sito www.mitocon.it e promuovendo una serie di incontri di formazione sulla gestione quotidiana della malattia e di supporto psicologico a distanza, che sono stati attivati nell'ambito del nuovo progetto integrale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Mitocon si è anche attivata per promuovere delle campagne di informazione ad hoc per i medici non specialisti. E poi sta portando avanti un lavoro per favorire la creazione di reti di pazienti sia attraverso gli incontri appunto del nuovo progetto integrale, sia attraverso incontri dedicati durante particolare il convegno attuale e il convegno annuale e altre attività che metterà in campo nei prossimi mesi. Servizio SAI è l'acronimo di Ascolto, Informazione e Orientamento per le persone con malattie rare e le loro famiglie. Un helpline dedicato al supporto psicologico anche attraverso videoconsulto. L'helpline funziona non solo per il supporto psicologico, ma fornisce informazioni di vario tipo affinché la persona con malattia rara non superi quella condizione di isolamento e di smarrimento che avere una diagnosi di malattia rara comporta e lo stesso smarrimento nei confronti di una cura che spesso non si trova, è difficile da mettere a punto e quindi il servizio SAIO fornisce riferimenti, collegamenti con i centri di riferimento per la patologia sparsi su tutto il territorio nazionale. Si forniscono informazioni anche sui diritti esigibili, come l'esenzione per malattia rara, il riconoscimento dell'invalidità, la fornitura di farmaci ed ausili e quant'altro. E in questo periodo abbiamo avuto anche un'impennata di richieste per l'esonero dal lavoro causa Covid, quindi rispondiamo, diciamo, ad ampie aree delle problematiche che investono i pazienti con malattia rara. E chiaramente il supporto psicologico è compreso tra queste cose perché è proprio una delle mission principali del servizio. E la metodologia della gestione dei casi si può articolare in 5 fasi, in 5 momenti: il momento dell'accoglienza della telefonata, il momento della valutazione in equipe successiva alla telefonata, la presa in carico del caso stesso, la restituzione e infine il follow-up. La prima fase è la più, diciamo, interessante perché riteniamo sia innovativa in quanto non ci limitiamo ad accogliere la semplice domanda iniziale che ci porta il paziente, ma allarghiamo il campo a tante aree del suo contesto quotidiano ed esistenziale. Ci occupiamo sia di come viene gestita la malattia, facendo delle interlocuzioni con loro, delle domande ad hoc, se ci lasciano lo spazio. Diciamo, la soddisfazione circa la cura, quindi sia una diagnosi, sia una cura, se si sente ben seguito e se eventualmente vuole un altro confronto con un altro centro di riferimento, gli aspetti psicologici, quindi la sofferenza emotiva se esiste,
se possiamo intercettarla, e in quel caso poi diciamo, proponiamo anche il supporto psicologico che possiamo fornire diciamo, successivamente alla prima chiamata. Ci informiamo anche se ha i necessari diritti che gli spettano, vista la condizione di, diciamo, di disabilità spesso presente. E questo per dire che vediamo la persona in toto e questo ci viene anche restituito poi come riconoscimento da parte di chi ci chiama perché diciamo ci danno la sensazione di avere quasi più chiaro quello che volevano chiedere. E poi c'è la valutazione successiva a questa prima telefonata, la valutazione in equipe. Con la dottoressa Laura Gentile, che è sempre psicologa e psicoterapeuta come me, e si decide insieme qual è il percorso da seguire per trovare la risposta al paziente e poi chi ha preso per primo la chiamata prende proprio la presa in carico e si fa da tramite con i centri di riferimento, le associazioni di pazienti, il privato sociale, quello che insomma, si è stabilito essere la risposta giusta, i collegamenti giusti per poter trovare la risposta alla persona e si fa, diciamo, si apre come dire, la strada al paziente che poi, contattando i referenti, di queste strutture, di questi enti, in modo che il paziente ha una strada un po' più aperta quando gli passeremo i contatti. Il passaggio dei contatti, quindi la nostra richiamata a loro, ai pazienti, si chiama restituzione, proprio perché restituiamo gli indirizzi, i riferimenti e i suggerimenti. E infine, a distanza di mesi, ci preoccupiamo di effettuare un follow-up, cioè tramite un questionario online. Cerchiamo di capire se i nostri contatti forniti sono andati a buon fine, se sono stati soddisfatti e se hanno bisogno di altre, di, se hanno anche altri bisogni, altre esigenze da sottoporci. Gli strumenti che utilizziamo sono una scheda informatica che abbiamo appositamente costruito. Proprio per rilevare tutte queste aree articolate e contestuali della persona, e questa scheda informatica ci serve anche come raccolta di dati rigorosamente in anonimo, poi per fini di ricerca. Ricordiamo che seguiamo il regolamento europeo che è entrato in vigore a maggio del 2018 in Italia e quindi abbiamo delle norme stringenti sulla privacy che osserviamo senz'altro. Un altro strumento è quello di riferirci a delle banche dati istituzionali, normative LEA, Consiglio Coordinamento Nazionale Malattie Rare, Portale delle Malattie Rare.gov, il sito Orfanet e quant'altro esiste di ufficiale come indirizzari e riferimenti per tutti gli attori del sistema delle malattie rare. Una menzione a parte merita la consultazione psicologica. Come ho già preannunciato prima, nella prima fase, quella dell'accoglienza, diciamo, allarghiamo il campo ai vissuti, lasciamo spazio ai vissuti di emotivi interiori della persona. Se intercettiamo una sintomatologia, un vissuto doloroso, proponiamo la nostra disponibilità al supporto psicologico, a degli incontri psicologici online che possono avvenire sia tramite telefono, sia tramite videoconsultazione sulla piattaforma che ha messo a disposizione Uniamo appositamente, che si chiama La Tirari Live. Diciamo, non solo noi possiamo proporlo, ma spesso troviamo persone che hanno già chiaro di avere questo bisogno di supporto e quindi lo chiedono, possono chiederlo anche loro. In ogni caso, gli incontri previsti sono brevi, sono 3-4 massimo, e sono volti proprio tipicamente del supporto psicologico all'implementazione delle risorse sane, delle risorse potenziali della persona che magari in quel momento sono andate un po' scemando visto l'impatto con la malattia e il lavorare sulle aree di criticità. Se il lavoro, diciamo, se la valutazione clinica da parte nostra
diciamo, richiede che ci sia un lavoro più lungo, più vis-à-vis, più personalizzato, facciamo un invio sul territorio ai centri di igiene mentale, ai consultori familiari, ai centri di ascolto dove le persone possono essere seguite più a lungo e a livello psicoterapeutico, cosa che noi non facciamo. Sicuramente, diciamo, usufruire anche del videoconsulto, quindi della piattaforma Malati Rari, Rari Live, permette a noi terapeuti di non perdere quella componente non verbale dell'atteggiamento del viso, del corpo, dell'espressività, che ci dà anche molte informazioni sullo stato del soggetto e viceversa, crea anche magari una maggiore empatia e confidenzialità, mentre al telefono chiaramente bisogna basarsi solo sulle coloriture della voce, sugli atteggiamenti paraverbali della voce. Oggi vi parlerò di quelle che sono le attività che Uniamo ha realizzato nell'ambito del progetto NS2, Nuove sfide, nuovi servizi, in particolare negli interventi di supporto alle associazioni nella realizzazione o nella strutturazione di helpline associative nelle malattie rare, volendo in qualche modo supportare le associazioni nella gestione di una linea di ascolto. Gli intenti del progetto hanno riguardato due aspetti principali. Una parte è la realizzazione di eventi formativi per supportare appunto i servizi di ascolto, informazione e orientamento nelle malattie rare, fornendo indicazioni per realizzare uno sportello informativo o una helpline associativa. Un altro aspetto degli interventi di Uniamo in questa tematica ha riguardato la diffusione delle informazioni, con la realizzazione di un vademecum, con l'intento di costruire uno strumento di facile consultazione e di supporto alla formazione a disposizione degli operatori di sportello o di helpline nelle malattie rare. Il corso di formazione per gli operatori di helpline, gestito dal servizio SAIO, ha voluto trasmettere un modello organizzativo per la relazione d'aiuto nelle malattie rare. Il modello organizzativo che SAIO ha realizzato e che ha inteso in qualche modo proporre ha previsto la definizione di obiettivi, dei destinatari, di un personale dedicato, di spazi e tempi definiti, di una modalità di contatto, di una metodologia efficace, di una tipologia di intervento e della raccolta e della sistematizzazione dei dati. I contenuti della formazione hanno riguardato la trasmissione di nozioni teoriche specifiche per saper rispondere alle esigenze di tipo informativo degli utenti, una proposta di contenuti sulle opportune tecniche di analisi della domanda e della comunicazione efficace nella relazione d'aiuto e un'offerta della possibilità di sperimentarsi e di riflettere sul saper fare di un buon operatore telefonico con la definizione di buone prassi per una relazione efficace. Quest'ultimo punto attraverso la proposta di simulate o di la presentazione di casi particolari che potessero, come dire, supportare la formazione. Gli eventi formativi, dicevo, sono stati tre, in tre parti d'Italia, Firenze, a Torino e a Roma. Il vademecum, altro aspetto, appunto, intervento di Uniamo, ha riguardato il definire e diffondere di un modello organizzativo, il definire il contesto di intervento e i bisogni dei destinatari, il trasmettere tecniche efficaci di intervento e il creare una banca dati accessibile a tutti di informazioni verificate. Il vademecum ha per titolo Helpline le malattie rare, una guida operativa, si compone di quattro parti principali e ha una sezione di allegati con come dire, la banca dati che SAIO mette a disposizione degli operatori di sportello. La prima parte riguarda il contesto, gli obiettivi e l'organizzazione del servizio SAIO, si parla di malattie rare, degli aspetti psicologici, del percorso adattamento alla malattia, delle reti e della comunità, dell'analisi della domanda e del counseling, viene appunto presentato il modello organizzativo del servizio SAIO.
La parte 2 riguarda le linee guida e buone prassi per il supporto psicologico telefonico alle persone affette da malattie rare. In questa sezione si parla di definizione di helpline, della comunicazione e consultazione telefonica efficace, delle competenze di un buon operatore telefonico e dell'innovativo intervento psicologico nell'era digitale, la videoconsulenza, servizio che SAIO ha realizzato grazie a Domiamo al progetto NS2, proprio di contatto a distanza su piattaforma online con gli utenti. La parte 3 riguarda il plan delle associazioni per le malattie rare. Si è inteso fare un vero e proprio censimento delle plan associative. Il 72% dei rispondenti ha dichiarato di offrire un supporto telefonico attraverso una plan telefonica dedicata e ha definito quella che è una plan associativa. La parte quarta riguarda il percorso del paziente, che va dai bisogni e diritti attraverso l'esenzione di diritti esigibili in nuovi LEA, e si parla di reti nazionali ed europee e dello screening neonatale esteso. La parte degli allegati riguarda l'allegato 1, le delibere regionali in applicazione a quello che viene chiamato decreto dei nuovi LEA del DPCM 12 gennaio 2017. L'allegato 2 è un elenco delle line nazionali e regionali nelle malattie rare. L'allegato 3 è l'elenco delle reti europee di riferimento e dei loro coordinatori. L'allegato 4 è un elenco degli IPACS, cioè dei rappresentanti dei pazienti italiani all'interno di ogni specifica ERN. L'allegato 5 è la guida agli HCP nel contesto italiano di ogni ERN. L'allegato 6 è il questionario di autovalutazione di Eurordis della linea telefonica di ascolto e di supporto alle persone con malattie rare. L'allegato 7 sono le linee guida per le prestazioni psicologiche di internet a distanza del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi. L'allegato 8 è l'elenco delle associazioni rispondenti all'indagine che offrono un servizio di helpline telefonica. Tutte queste informazioni sono state sistematizzate, organizzate e rese disponibili agli operatori che vogliono appunto realizzare una linea d'ascolto telefonica nelle malattie rare. Grazie per l'attenzione, vi lascio i recapiti di Uniamo e del servizio SAIO in modo che possiate, se volete, prendere contatti con noi. Arrivederci. Nell'ambito del progetto NS2 abbiamo effettuato poi un'indagine ricognitiva rispetto alle helpline associative. Ci premeva in particolare questo aspetto perché ci siamo resi conto che moltissime associazioni offrono un servizio di ascolto e supporto, magari non codificato così come helpline, ma e senza essere molto strutturati, ma di fatto supportano moltissimi pazienti. Quindi, durante la nostra ricerca abbiamo visto che la maggior parte delle associazioni ovviamente risponde alle domande dei propri soci in maniera più o meno strutturata e avevano tutti però bisogno di capire come poterlo fare al meglio e come poter essere quindi più professionali in questa attività che viene svolta quotidianamente. Allora, abbiamo, e qui vi condivido le diapositive, fatto innanzitutto un'indagine conoscitiva sulle helpline associative e abbiamo raccolto una serie di dati rispetto a come viene svolto il servizio e chi lo fa, come lo fa e se ci sono operatori professionali. Ci siamo resi conto che in un anno vengono raccolte più di 7.000 telefonate rispetto a quelle che sono le richieste dei propri soci. Abbiamo poi pensato di offrire una formazione specifica a coloro che lo volessero con una serie di incontri che si sono svolti a Firenze, Roma e Torino a marzo, aprile e maggio. Dopo di questo abbiamo pensato comunque di capire cosa ci aspettavamo rispetto alle istituzioni. Voi sapete che nel Piano Sanitario Nazionale delle Malattie Rare è previsto specificatamente che ci sia uno sviluppo di una linea di ascolto, un contatto diretto con i pazienti con malattia rara e che questo sia un servizio offerto dai centri di coordinamento regionali o interregionali.
Sulla base di questo abbiamo raccolto informazioni, cosa che già facevamo per il nostro rapporto monitorare che presentiamo ormai da 5 anni, e abbiamo elaborato una position paper sulle helpline. Position paper che abbiamo poi condiviso con le stesse istituzioni, cercando in un'ottica collaborativa di capire anche come supportare loro al meglio nel loro lavoro. Questi due incontri sono stati fatti il 17 di gennaio a Roma, il 14 di febbraio a Bologna, e siamo riusciti insieme quindi a condividere questa position paper, questa posizione che consta di 10 punti. Cosa devono essere le cose che non possono non esserci in una helpline istituzionale che per i pazienti sia funzionale? Quindi dall'istituzione con un provvedimento specifico, quindi ci deve essere una delibera regionale che istituisce questo helpline o linea telefonica, con un numero dedicato, quindi non condiviso con altre, con un CUP o con altri professionisti, ma assolutamente dedicato a questa attività, anche magari con orari limitati, ma senza sovrapposizioni. Preferibilmente gratuito, ma non necessariamente gratuito. Con una sede fisica, uno spazio dedicato, anche per consentire una privacy legata al fatto che comunque si stanno scambiando dati sensibili. Con personale dedicato, formato e aggiornato, destinato quindi a tutta la community delle malattie rare, non solamente ai pazienti, ai loro caregiver, ai familiari, ma anche agli operatori sanitari, agli specialisti, a tutti coloro che in qualche modo si trovano a impattare con una persona con malattia rara e hanno bisogno di una maggiore informazione specifica. Con aree di intervento ben definite, le abbiamo anche elencate, io vi invito ad andare a vedere la position paper definitiva sul nostro sito, presente nella pagina dedicata proprio al progetto NS2, perché le specifiche sono molto puntuali, esattamente come chiediamo che siano puntuali le informazioni e le aree di intervento che sono definite nell'ambito di queste helpline. Devono essere helpline in rete quindi con le altre helpline regionali o interregionali, con quelle istituzionali nazionali e possibilmente anche con quelle associative. Io faccio solo l'esempio, essendo di parte del servizio SAIO, che comunque svolge un'importante attività di supporto per i malati rari, è necessario poter avere un canale di dialogo con le altre helpline istituzionali, anche per potersi dividere i compiti, ma anche supportare al meglio tutta la comunità dei malati rari. Ci deve essere un sistema di tracciabilità dei contatti che possa uniformare anche la scheda di raccolta dati. Abbiamo fatto anche in questo senso una proposta di cercare di lanciare una scheda comune che possa permettere anche il confronto fra i dati, in modo che siano più che altro sommabili in maniera omogenea, per capire quali sono i bisogni reali di tutti i pazienti. E ci deve essere possibilmente un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti. Queste sono cose per noi abbastanza imprescindibili e pensiamo che possano essere realizzate con un minimo sforzo e con la collaborazione da parte di tutti, magari a step di avanzamento successivi. Sicuramente noi con il nostro servizio SAIO siamo sull'ottica di condividere il più possibile, di far parte di questa rete, e ci siamo anche fatti promotori del fatto di essere all'interno della rete europea. Quindi, così come auspichiamo che anche le helpline regionali, alcune di queste già lo sono, quella toscana, quella piemontese, quella veneta, il telefono verde dell'Istituto Superiore di Sanità, già appartengono anche alla rete europea, c'è entrato anche SAIO adesso nel mese di febbraio, quindi speriamo che piano piano tutti ne facciano parte, anche perché questo afflato europeo sia il più possibile condiviso e che si possa in questo modo supportare veramente tutti i pazienti con malattia rara senza distinzioni anche di confini geografici. Una delle attività che abbiamo espletato durante lo svolgimento del progetto NS2 è stata quella di formazione.
formazione nei confronti dei rappresentanti dei pazienti con malattia rara e delle stesse famiglie o degli stessi pazienti nel caso in cui volessero partecipare. Gli incontri di formazione sono stati 3 nel corso del tempo, 1 a Castel Sant'Angelo in provincia di Pescara in Abruzzo, 1 a Udine e il 3° a Genova. In tutti e 3 gli incontri abbiamo cercato di comporre un programma che potesse fare in modo di costruire intorno alla persona con malattia rara la rete di riferimento alla quale rivolgersi per tutte le problematiche che avrebbe potuto incontrare durante il suo percorso. Conseguentemente abbiamo cercato di invitare da un lato il centro di coordinamento regionale per le malattie rare in modo da assicurare una corretta comunicazione con chi deve fare la presa in carico sanitaria. Dall'altra il telefono verde specifico delle malattie rare sempre nell'ambito della stessa regione. Abbiamo poi cercato di chiamare la parte politica e tutto quello che riguardava anche gli eventuali inserimenti lavorativi con un legame con il terzo settore, quindi cooperative sociali o altre forme di supporto che possono inserire le persone con disabilità all'interno di un percorso lavorativo specifico. Ci siamo poi orientati anche nel far conoscere i servizi che ANFAS ha sui vari territori presi in considerazione, proprio per facilitare la possibilità per le persone con malattia rara di accedere a questi servizi in maniera diretta. Tutti gli incontri sono stati molto seguiti dalle persone con malattia rara, dai loro familiari. C'è stato proprio dei momenti di scambio molto interessanti. Abbiamo inoltre arricchito anche con l'accordo che abbiamo col Consiglio Nazionale del Notariato a livello nazionale. Abbiamo pensato anche di far conoscere da un lato le specifiche legate alla legge 112 relativa al dopo di noi. Per far questo ci siamo messi in contatto con diversi notai locali con i quali abbiamo stabilito anche dei rapporti specifici anche per poter supportare eventualmente le associazioni nella riforma del terzo settore e quindi nell'adeguamento di tutti gli statuti come previsto dalla legge. Ultimo step di formazione l'abbiamo fatto con la collaborazione dell'INPS, che ci ha mandato a livello locale i suoi addetti nei vari uffici e sportelli perché potessero spiegare nella maniera più semplice possibile quali sono i passi da fare nel caso di riconoscimento di invalidità o mancato riconoscimento di questo. Anche questo è stato un percorso importante che ci ha portato a far sì che le associazioni potessero avere un loro riferimento specifico del quale poi si sono avvalsi anche in altre occasioni successive. Questo tipo di formazione, seppur piuttosto onerosa per la federazione perché significa organizzare degli incontri a distanza, cercando poi di andare sul luogo e facendo conoscere quello che si fa e che viene fatto. Erano tutte su 2 giornate, quindi con un impegno anche da parte dei membri del direttivo della federazione che hanno comunque fatto delle trasferte specifiche per poterli fare, ma di estrema soddisfazione per la rete che poi si è costruita sui vari territori. È importante e anche fondamentale sapere che una buona parte di questi interventi sono stati filmati e sono a disposizione sul canale YouTube di Uniamo, quindi sono a disposizione per qualsiasi visione anche successiva. Li abbiamo fatti tutti nel 2019, ma hanno dei contenuti estremamente attuali e vi invito a consultare il nostro canale YouTube proprio per questo, con speciale riferimento poi a quegli interventi dell'INPS e del Consiglio Nazionale del Notariato, ma anche di ANFAS, che sono estremamente trasversali e non necessariamente legati a un territorio regionale, ma molto facilmente riportabili a una realtà nazionale. Nell'ambito del percorso di formazione dei volontari previsto dal progetto NS2, MITOG ha svolto un'attività di potenziamento a livello locale. Sappiamo infatti quanto è importante per le persone con malattia rara poter trovare dei riferimenti intorno a sé, altre persone o famiglie con le quali potersi confrontare e portare avanti battaglie quotidiane per uscire dall'invisibilità e rivendicare i propri diritti.
Quindi abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri a livello territoriale in diverse regioni con l'obiettivo di aggregare pazienti e familiari, fare formazione per fornire loro strumenti e conoscenze per diventare punti di contatto molto preziosi a livello locale per altri pazienti e altre famiglie. In totale abbiamo organizzato 10 appuntamenti in 8 città, altri 2 erano previsti ma non li abbiamo potuti svolgere a causa dell'emergenza coronavirus e siamo riusciti a coinvolgere 38 persone su tutto il territorio. È un risultato comunque prezioso per noi perché parliamo di persone con malattia rara, ma nello specifico di malattie, quali sono quelle mitocondriali, che hanno un impatto molto forte sulla vita delle persone malate, ma anche dei familiari. Ringraziamo quindi questo progetto NS2 che ci ha consentito di mettere le basi per un lavoro di rafforzamento e di potenziamento sul territorio. Nell'ambito delle attività di formazione a distanza per persone con malattia rara, familiari, caregiver e volontari delle associazioni su novità normative e argomenti di comune interesse, Mitocon ha promosso un ciclo di 6 incontri formativi in videoconferenza che hanno avuto cadenza bimestrale da febbraio 2019 a gennaio 2020. Su alcuni temi tra cui il supporto psicologico, i diritti delle persone con malattia rara, l'alimentazione, le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, i livelli essenziali di assistenza e le reti di riferimento europee, i gruppi europei di rappresentanza dei pazienti per le malattie rare. Questi incontri hanno avuto 150 partecipanti e alcuni dei contenuti di questi incontri sono stati ripresi dalla stampa, in particolare il Corriere Salute si è occupato di approfondire il tema dei diritti sul lavoro delle persone con disabilità. Il progetto NS2 ci ha consentito di condurre un'indagine sui bisogni di ascolto, di informazione e di supporto delle persone con malattia mitocondriale e delle loro famiglie. Ha consentito di rafforzare la presenza di Mitocon sul territorio attivando in maniera strutturata una serie di antenne, ossia di volontari attivi dell'associazione. Ha consentito a Mitocon di intraprendere una modalità di coinvolgimento e di partecipazione delle persone che ha portato allo sviluppo di altre iniziative anche esterne al progetto, come ad esempio la creazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di attività di advocacy, di raccolta fondi e di comunicazione e ha permesso a Mitocon di consolidare la nostra helpline associativa attraverso una maggiore partecipazione dei volontari dell'associazione sui vari canali, in particolare nei gruppi chiusi di Facebook che si sono animati molto in questi 18 mesi di progetto e nelle chat di WhatsApp. L'esperienza di NS2 quindi è stata molto positiva e non termina qui perché con il nuovo progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Integrare abbiamo ripreso l'esperienza degli incontri a distanza promuovendo dei percorsi di supporto psicologico a distanza che prevedono un totale di 44 incontri e un percorso di formazione di 11 incontri sulla gestione quotidiana della malattia. Sempre nell'ambito del progetto NS2 abbiamo sentito la necessità di capire bene con alcuni rappresentanti di diverse associazioni quali fossero le necessità delle persone con più grave disabilità. Per poter far questo abbiamo fatto una chiamata trasversale, sono intervenute anche associazioni non federate dell'UNIAMO, ma attraverso una serie successiva di incontri mediati da un lato da Laura Gentile, la nostra psicologa di Saio che ha aiutato nella raccolta dei bisogni, e dall'altro con Paola Bragagnolo della società Sinodè che ci ha aiutato a sistematizzare questi bisogni e tradurli in un confezionamento finale che vedrà la luce nei prossimi giorni con tutta una serie di punti imprescindibili per la presa in carico delle persone con più gravi disabilità, per poter poi cercare di capire come
e questo sarà un lavoro molto importante che porteremo poi a tutte le parti politiche in gioco, al governo e a chi vorrà ascoltarci, capire che tante leggi sono già state fatte, quindi a volte non serve una legge ulteriore, ma tutta una serie di cose che noi chiediamo sono già contenute in leggi sia nazionali che regionali e basterebbe a volte applicarle per poter far sì che la semplificazione e il miglioramento della vita, della qualità della vita della persona con malattia rara fossero già attuali. Ci siamo resi conto, infatti, nello svolgimento di questo compito e di questo lavoro, grazie anche al supporto, ripeto, dei rappresentanti delle associazioni che hanno raccolto tutta una serie di leggi e di disposizioni già esistenti, come già dalla prima riforma dei LEA e tutto il resto, tante cose fossero già state scritte. Vi invito anche qui a guardare quella che è la position paper e cercare di vedere come questo, se corrisponde, è vero, a una grave disabilità, ma sono punti se fossero risolti per la grave disabilità, sarebbero risolti per la maggior parte di tutte le altre categorie di malati rari che abbiamo in circolazione. Perché una volta che si pensa ai più gravi, dopo tutto il resto viene assolutamente facilitato. Nell'ambito del progetto NS2, Nuove sfide e nuovi servizi, l'Open Day per lo Screening Neonatale Esteso è stato pensato come un'occasione per favorire la conoscenza di questo prezioso strumento di diagnosi precoce e delle relative modalità di implementazione nell'ambito delle reti regionali. In questa attività, AISME ha contribuito alla realizzazione di 5 Open Day, 5 eventi Open Day sullo Screening Neonatale Esteso, utilizzando un format molto flessibile, un linguaggio molto chiaro e semplice, anche per i meno esperti. Gli eventi sono svolti all'interno degli ospedali o delle università in 5 regioni diverse. Durante lo svolgimento del progetto NS2 ci siamo accorti che sempre di più ci si venivano a precisare alcune idee riguardo allo screening neonatale esteso. Abbiamo quindi, di comune accordo con le associazioni, deciso di redigere una position paper specifica che potesse in qualche modo evidenziare i punti per i quali le associazioni di pazienti e tutta la comunità dei malati rari non vogliono transigere rispetto a quello che è l'applicazione di questa importante legge sul territorio nazionale, ma poi, come vedremo, anche di stimolo per tutta la parte europea. Allora, condivido le diapositive che abbiamo preparato per questo importante argomento. Cosa abbiamo fatto per lo screening neonatale esteso? Abbiamo fatto un incontro di condivisione con le associazioni. C'era in questo incontro anche la dottoressa Domenica Taruscio del Centro Nazionale delle Malattie Rare e l'abbiamo fatto il 4 ottobre 2019, il giorno prima della nostra assemblea annuale. Siamo arrivati con una bozza già pronta che era già stata condivisa precedentemente con una serie di associazioni in un tavolo specifico che avevamo promosso fra le associazioni di malattie metaboliche e non solo, anche immunodeficienze primitive e lisosomiali. Abbiamo poi fatto una conferenza stampa dedicata a Roma il 9 dicembre 2019 alla presenza dell'onorevole Binetti, con l'onorevole Bologna, la dottoressa Taruscio e per la presentazione di questa position paper che vi vado a illustrare fra un minuto. Inoltre è stata presentata anche al tavolo di coordinamento dello SNE in modo da poterla condividere il più possibile con tutti gli attori in gioco in questo importante processo. Non è finita qui perché grazie agli sforzi di Simona Bellagambi questa position paper è stata presa in considerazione in Europa, gli è stata data un'importanza specifica e è stato deciso di dedicare uno dei tavoli del prossimo ECRD, che è l'European Conference on Rare Diseases, specificatamente su questo argomento e Oniamo ha presentato quindi un poster sulla position paper che si accompagnerà ad altri due poster specifici fatti uno dall'Istituto Superiore di Sanità e l'altro da AISME.
La position paper sullo screening neonatale esteso consta di 10 punti e di una sfida per il futuro. I 10 punti che consideriamo imprescindibili, che ho cercato di riassumere in questa diapositiva, ma che comunque sono a disposizione di tutti nella scheda di progetto presente sul sito di Uniamo, perché sono molto più articolati veramente di questi, sono la garanzia sulla tutela dei diritti delle persone che effettuano lo screening, quindi sia il bambino che i loro genitori, famiglia e tutto il resto. Garantire un tempestivo aggiornamento del panel dello SNE. È importantissimo che vengano introdotte le patologie per le quali via via si scoprono nuove cure. Assicurare l'implementazione su tutto il territorio italiano in maniera omogenea e che preveda tutti gli step che sono già previsti dalla legge. Uniformare anche le procedure sul territorio italiano in modo da garantire la correttezza dell'esecuzione degli esami e la possibilità di avere lo stesso risultato in qualunque posto ci si trovi. Garantire una formazione specifica agli operatori, anche su questo siamo stati molto attenti perché gli operatori non sono solo quelli sanitari specifici dello SNE, dei centri screening, ma anche tutti quelli intorno che poi devono preparare le famiglie alla effettuazione del test. Garantire un'adeguata informazione sugli esiti, quindi sapere bene come comunicare un'eventuale diagnosi in FAUST anche ai genitori. Ma non solo, garantire la presa in carico successiva alla diagnosi, perché non possiamo pensare che si vada solo a dare una diagnosi senza poi capire in che percorso il bambino eventualmente positivo va messo e come la famiglia va sostenuta in questo cammino. Prevedere una specifica comunicazione anche in caso di un test negativo, che è fondamentale per non lasciare la famiglia nell'incertezza. E inoltre garantire la possibilità di consentire ad un biobancaggio specifico, e noi ci auguriamo con delle biobanche nazionali, attraverso l'acquisizione di un consenso informato. Poi abbiamo pensato di portare all'attenzione di tutta la cittadinanza e al dibattito pubblico anche una posizione specifica, perché questa è una cosa che ci è stata chiesta da diversi pazienti, da diverse associazioni. Auspichiamo l'opportunità dell'inserimento di nuove patologie geneticamente trasmissibili, anche attualmente incurabili, nel pannello dello screening neonatale esteso, al fine di garantire decisioni consapevoli da parte dei genitori in ambito procreativo. Pensiamo che questo sia un punto di discussione importante, perché attualmente la legge non consente di screenare patologie non curabili, ma in questo caso ci può essere il caso di una famiglia che rischia di avere 2 o 3 figli con la stessa patologia, perché se la diagnosi viene ritardata negli anni non si scopre subito di essere portatori e conseguentemente si rischiano poi di avere delle scelte non possibili perché non siamo consapevoli di quello che sta succedendo. Ecco, questa posizione sullo screening per noi è importantissima perché l'Italia sappiamo che è all'avanguardia grazie alla legge Taverna e alle successive implementazioni che sono state fatte, non ultimo l'emendamento Volpi, e adesso sappiamo anche che entro il 30 di giugno ci sarebbe dovuto essere un ampliamento dello screening e del pannello, e questo probabilmente non ci sarà per il fatto del Covid e della pandemia in corso che ha interrotto un po' tutta l'attività ordinaria della Camera, però ci auspichiamo che quanto prima questo specifico aspetto venga ripreso in mano e che non si tardi ulteriormente, visto che sono stati stanziati anche fondi e visto anche che ci sono terapie innovative che sono arrivate, che quindi possono curare i bambini evitando effetti infausti nella loro vita. Quindi crediamo assolutamente che questo sia un argomento da non perdere di vista e da continuare a portare avanti con tutti gli sforzi possibili e immaginabili di tutti gli attori in gioco in questo momento.